Silvano Raggio Garibaldi, centrocampista del Sesto Levante, con lui commentiamo questo girone, il Sesto nel girone B, quello dell'Italia centrale. Che girone ti sembra, Silvano? Beh, sicuramente un girone impegnativo, però al tempo stesso stimolante. Andiamo in stadi importanti contro squadre storiche e affronteremo formazioni forti, però speriamo di farci trovare pronti. Ascolta, il calendario, tu sei uno di quelli che dice tanto si incontrano più o meno tutte o l'ordine in cui si affrontano certe squadre ha un valore. Ecco, insomma, l'inizio di questo campionato è un inizio abbordabile o difficile? L'inizio sarebbe stato difficile in tutti i modi, sia che incontravi squadre magari in scontro diretto, quelle che si giocavano con della salvezza, o quelle squadre che fanno un altro campionato di vertice. Non sarà facile, tutte le squadre sono attrezzate, però diciamo che non sai mai la squadra che poi più in forma in quel momento, quindi è inutile stare a pensare al calendario, cose varie. Affrontiamo partita per partita e proviamo a giocarcela con tutte. Silvano, com'è il gruppo? Si sta allenando da parecchio, ritiro a Fiavé, poi insomma, questi allenamenti qui a Sestri. Come ti sembra questo gruppo? Ora, chiaramente i carichi sono stati intensi, quindi abbiamo ancora un po' le gambe imballate. Ci stiamo allenando bene, composto da persone serie, c'è lo zoccolo duro che comunque sta facendo capire ai nuovi arrivati il senso d'appartenenza, quello che ci giocheremo quest'anno, ma vedo soprattutto nei nuovi arrivati tanta voglia di far bene, tanta motivazione ed è una componente fondamentale per la nostra squadra. Ascolta, nell'amichevole con la Reggiana eri annunciato una formazione e poi non hai giocato. Cosa è successo? Guarda, piccolo affaticamento muscolare, ho provato, ci tenevo a giocare, poi razionalmente era giusto non rischiare. Stavo bene tutto, ma c'era quel rischio che abbiamo preferito evitare. Concludiamo con un'ultima domanda relativa all'amichevole di prestigio che disputerà Sesto Levante contro la Fiorentina in un teatro importante del Franchi di Firenze. Sarà un'esperienza bellissima per tutti noi. Cercheremo di fare bella figura e di mettere minuti nelle gambe, perché comunque l'avversario chiaramente è di un'altra caratura, però a noi servirà come allenamento e cercheremo di sfruttare questa cosa qua. C'è un giocatore della Fiorentina che stimi particolarmente? Ma ce ne sono tanti, Amrabat mi piace tantissimo perché nel mio ruolo sta facendo dei campionati incredibili e anche Bonaventura mi piace proprio tanto.